Cristiano Ronaldo che avanza, il tiro di Cristiano Ronaldo, il palo. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati qui su PES Euro 2016 come ogni lunedì alle 14. Allora ragazzi, oggi vedremo le altre due partite del girone. Quindi nella prima partita avremo la sfida contro la Svezia, quindi Portogallo-Svezia. Andiamo subito a vedere le formazioni. Eccoci qui ragazzi nelle formazioni. Come vedete il Portogallo è rimasto invariato. Nella Svezia invece abbiamo Zlatan Ibrahimovic in avanti, che è il vero pericolo. Poi Toivon, poi altri Ekdal, Vedo e altri giocatori. Comunque ragazzi, andiamo subito nel match. Proviamo a gestire palla, molto aggressiva la Svezia. Attenzione, noi qua con CR7 proviamo il tiro, la parata. Cristiano Ronaldo che avanza, CR7, allora ancora lui, CR7 si smarca, il tiro di CR7 era un missile ragazzi, non era un tiro. Sono la Svezia ancora con Ibrahimovic, attenzione a Zlatan Ibrahimovic, il tiro, la parata di lui Patrizio. La Svezia è una delle squadre, anzi la squadra più alta del torneo. Attenzione qui il tiro deviato, Cristiano Ronaldo che avanza, il tiro di Cristiano Ronaldo, il palo. Il palo ragazzi, la sfiga di Cristiano Ronaldo è anche nel gioco oltre che nella realtà. Danni ancora, sopra l'avversario, il tiro di Danni fuori. Interviene Cristiano Ronaldo che può prendere palla. Proviamo ancora il tiro dalla distanza, questa volta ho preteso troppo da CR7. Poi Bruno Alves bravissimo a seguire. Attenzione qui che abbiamo perso palla. Attenzione alla Svezia, il tiro, Rui Patricio. La Svezia pericolosissima. Attenzione qua la Svezia, ancora il tiro, Rui Patricio, il miracolo. E finisce il primo tempo. Ragazzi, un primo tempo dominato, ma negli ultimi minuti la Svezia ha più volte sfiorato il vantaggio. Vediamo come andrà il secondo tempo. Attenzione, cross dentro. Bruno Alves sovrastato. Attenzione ancora la Svezia, il tiro fuori. Svezia pericolosa. Attenzione qui che abbiamo rubato palla. Allora Nani, bravissimo Nani, può provare il tiro, il gol, il grandissimo gol di Nani, grandissimo gol, grande Nani ragazzi, 1-0, rivediamo tutto, il pressing di Danni che recupera palla, guardate, Thiago, passaggio di prima, Nani, guarda, c'è lunga palla, in maniera tale da togliersi il difensore da dosso, quel grande tiro, pallone dentro, verso Danni. Danni al tiro, la parata. Attenzione alla Svezia, è solo la Svezia, il tiro, il pareggio della Svezia, 1-1. Che ha segnato Toivonen ragazzi, 1-1. Ancora Nani però, Nani la mette dentro, CR7 non ci arriva. Attenzione, parte CR7. Il tiro, la deviazione in angolo. Ancora la Svezia, al tiro della Svezia, Rui Patricio, ma la Svezia è pericolosissima. E finisce la partita ragazzi, 1-1. Quindi un punto a testa è tutto sommato giusto, perché la Svezia si è difesa bene. Eccoci giunti all'ultima partita del girone contro la Polonia, che ha 4 punti come noi e siamo prima in classifica. Segue la Svezia a 2 punti, la Slovacchia a 0. Andiamo subito a vedere come andrà il match. Ancora la Polonia con Robert Lavandino Lewandowski. Tiro, subito parata di Rui Patricio. CR7 ha visto, ha chiesto lo scatto. Nani, servito Nani, è solo Nani. Può tirare Nani, la parata, quella palla che rimane lì e c'è il gol. Passiamo in vantaggio. Portogallo 1, Polonia 0, Danni. Rivediamo il tutto ragazzi, guardate, CR7, Nani mi aveva chiesto lo scatto. La Polonia si fa prendere d'infilata, guardate Nani. Io ho tirato, devo forse piazzare la parata, forse con Danni, palla in rete, 1-0 per noi. Contrao, fermato, pallone messo dentro, il cross, Rui Patricio, ancora la Polonia, palla che rimane lì, ancora Rui Patricio. Attenzione alla Polonia, ancora con Lewandowski, il pallone è fuori ragazzi, Polonia in avanti è fortissima. Attenzione Lewandowski, fermato, no non c'è fallo. Fa finta, poi il tiro è sulla linea, per fortuna me l'ho messo col difensore. CR7 fermato, ancora palla a lui, CR7 nulla da fare, poi il tiro deviato e Szczęsny evita pure l'angolo. E ragazzi provo con CR7, vediamo se riesco.
vantaggio. Parte CR7. Il tiro di CR7 sulla barriera, dovevo alzarla un po' di più. Ci possiamo riprovare, ragazzi. Riproviamo su punizione. CR7, ancora la barriera che devia. Proviamo il tiro col contrao, rimpallato. Ancora CR7, fermato. Palla che rimane lì. CR7, il tiro, il gol. CR7 2-0, un po' casuale, ma CR7. Allora facciamolo sputare. Rivediamo tutto. Tiro di contrao, respinto. Il Thiago. Guardate qua, ragazzi, il rimpallo che favorisce CR7 alla cazzo, direi. E poi il tiro, il gol. 2-0 per noi. Nani verso Danni, colpo di testa, fuori di pochissimo. Attenzione alla finta. La punizione, il gol della Polonia. Bellissimo gol su punizione di Milik. 2-1. Rivediamo il tutto. Finta. Poi guardate Milik, ragazzi, che calcio di punizione. Bellissimo. 2-1. Finisce un primo tempo molto combattuto, ragazzi. 2-1 per noi. Nel secondo tempo ci sarà battaglia. Andiamo subito a vedere come andrà. Attenzione a Bruno Alves, pallone ancora dentro per la Polonia. Il tiro fuori di pochissimo. Ragazzi, la Polonia riparte. Calcio di punizione di nuovo. Ragazzi, qui potrebbe pareggiare la Polonia. Visto. Oh, qui salta la barriera, per fortuna. Milik non si è ripetuto. Attenzione il tiro di Lewandowski, ragazzi. Infermabile. Danni ha visto lo scatto di CR7. Ancora lui, CR7. CR7 prova il tiro. La parata di Szczęsny è facile. CR7 ruba palla. Danni dentro verso Nani. Si gira Nani, il tiro rimpallato. Subito CR7. Si è smarcato benissimo. CR7 tiro, il gol. Eccolo qui. CR7 che ci toglie da ogni preoccupazione residua. CR7 3-1. Rivediamo il tutto. Ho spostato al centro Cristiano Ronaldo perché ho fatto entrare Quaresma sulla sinistra. Ecco qua, finta bellissima su Kamil Glik. Tiro, palo, gol. 3-1 per noi, partita chiusa. Finisce la partita, ragazzi. 3-1 per noi. Siamo arrivati primi nel girone. Ecco, guardate il festeggiamento dei portoghesi. Siamo primi, ragazzi. Ok, ragazzi, questo è il girone finale. 7 punti per il Portogallo, quindi siamo arrivati primi. Seconda la Polonia con 3 punti. Terza la Svezia con 3 punti. E infine la Slovacchia a un punto solo. Ok, ragazzi, nel prossimo episodio andremo ad affrontare gli ottavi di finale. Come vedete, abbiamo come avversaria l'Ucraina. Ragazzi, come sempre, se questo europeo vi sta piacendo, lasciate un like, commentate se volete dirmi qualcosa, mi raccomando, ragazzi, condividete il video, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Qui sotto, come sempre, trovate tutti i miei social network, Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà lunedì prossimo alle 14 con PES Euro 2016. Qui da Angionero 83 è tutto e ciao gamers!